Cari amici, quanto ci ha insegnato Carlo Acutis? Carlo ci ha lasciato un'eredità di saggezza e fede, invitandoci a seguire la via dell'amore, dell'umiltà e della dedizione a Dio in ogni aspetto della nostra vita. Nel video di oggi, ci concentreremo sulle sue apparizioni in sogno a sua madre e sulle profezie che le ha donato. Vi invitiamo a rimanere fino alla fine di questo video, per scoprire anche un altro sogno di Antonia Salzano, in cui ha ricevuto un'importante profezia, ma non dal figlio. Lasciate un amen ora nei commenti per il beato Carlo Acutis. Carlo Acutis, con la sua breve ma intensa vita, ci ha lasciato un prezioso mosaico di insegnamenti che illuminano il sentiero della fede. Il suo messaggio ruota attorno a principi chiari e fondamentali, che guidano la vita spirituale e l'amore verso Dio e il prossimo. Per Carlo, il rosario è la scala più corta per salire in cielo, evidenziando così l'importanza cruciale di questa preghiera nella vita di ogni credente. La sua enfasi sulla bellezza interiore, rispetto a quella esteriore, ci ha spinto a riflettere sulla nostra priorità, chiedendoci: perché ci preoccupiamo così tanto della bellezza del nostro corpo e trascuriamo quella della nostra anima? Attraverso il motto, non io, ma Dio, Carlo ha instillato in noi l'umiltà e l'importanza della consacrazione a Dio. Ha sottolineato la necessità di essere autentici nella vita, sfuggendo alla banalità di diventare meri duplicati degli altri. Carlo ha orientato la sua visione di vita verso l'infinito, incoraggiandoci a perseguire costantemente l'unità con Gesù. Ci ha esortato a concentrarci sulla gloria di Dio, anziché sull'amor proprio. Ha dichiarato che la santificazione è un processo di sottrazione, invitandoci a ridurre l'ego per fare spazio a Dio. Il giovane beato ha conferito un potere straordinario alla Santa Eucaristia e al Santo Rosario nella lotta contro il demonio. Per Carlo, la felicità risiede nello sguardo rivolto verso Dio, mentre la tristezza deriva dal concentrarsi su se stessi. Per lui, trovare Dio significava scoprire il vero senso della vita. Ha insegnato che la vita è un dono, e che l'aumento del livello di carità è fondamentale per godere della beatitudine eterna di Dio. Carlo ha sottolineato che essere veramente liberi implica fare la volontà di Dio. Ha delineato il vero discepolato di Gesù Cristo come colui che cerca di imitarlo in ogni cosa, e di perseguire la volontà di Dio. Infine, ha concluso con una dichiarazione di totale dipendenza da Dio: senza di Lui non posso fare nulla. Prima di passare ai sogni profetici di Antonia, vogliamo ringraziarvi per il sostegno che ci date ogni giorno. Invitiamo di vero cuore, chi non l'ha ancora fatto, ad unirsi al nostro canale Cuore di Cristo Prayers, per continuare a ricevere ogni giorno contenuti come questo. La madre di Carlo, Antonia Salzano, condivise una serie di sogni visionari che hanno segnato il corso delle loro vite. Nel primo di questi sogni, accaduto prima della nascita di Carlo, una luce divina si avvicinò ad Antonia annunciandole: «Sono tuo figlio e ti condurrò in cielo». Solo dopo la morte di Carlo, il significato di queste parole divenne evidente, rivelando che suo figlio era un dono divino, destinato a una missione straordinaria: diffondere la santità e l'amore di Gesù in tutto il mondo. Riuscì a farlo attraverso la sua passione per l'informatica. Questa connessione tra tecnologia e spiritualità lo portò a creare un sito web dedicato ai miracoli eucaristici, un atto di devozione digitale che ispirò molti. Prima di morire a soli 15 anni, Carlo aveva rassicurato la madre: «Non ti preoccupare, mamma, ti darò molti segni». Successivamente, Antonia sognò il figlio che le disse: «Sarai di nuovo mamma». 4 anni dopo la scomparsa prematura di Carlo, nel 2010, sono nati 2 gemelli, Francesca e Michele. Il beato Carlo Acutis aveva un amore particolare per San Francesco, poiché era il santo degli ultimi, che anche lui tanto amava.
Questo è un particolare molto importante, e tra poco capirete perché. Una notte, la madre di Carlo, Antonia, si ritrova a recitare un rosario prima di addormentarsi. Nel suo stato di dormiveglia, sente una voce che le rivela chiaramente queste parole: Carlo sta per morire. Non attribuendo inizialmente a questa voce un'origine benevola, ma piuttosto considerandola come un pensiero negativo, Antonia non le dà peso. Tuttavia, quella voce era un vero e proprio avvertimento. Infatti, Carlo sperimenta un peggioramento delle condizioni e viene urgentemente ricoverato. Durante il ricovero, gli viene diagnosticata una leucemia promielocitica. Nonostante la notizia, Carlo mantiene la sua serenità e dichiara: «Offro tutte le sofferenze che dovrò sopportare per il Signore, per il Papa e per tutta la Chiesa». Prosegue affermando che ci sono persone che soffrono molto di più di lui, ed esprime la sua contentezza di morire, poiché ha vissuto la sua vita senza sprecare nemmeno un minuto in cose che non sono gradite a Dio. Carlo Acutis lascerà questo mondo il 12 ottobre 1991. Sarà poi beatificato il 10 ottobre 2022. Ciò che lo ha fatto proclamare beato accadde in Brasile, nel settimo anniversario della morte, il 12 ottobre 2013, a Campo Grande. Mateus, 6 anni, era nato con il pancreas biforcuto e non riusciva a digerire alimenti solidi. Padre Marcelo Tenorio invitò i parrocchiani a una novena e appoggiò un pezzo di una maglia di Carlo sul piccolo, che il giorno seguente cominciò a mangiare. La TAC dimostrò che il suo pancreas era divenuto identico a quello degli individui sani, senza che i chirurghi lo avessero operato. Una guarigione istantanea, completa, duratura e inspiegabile, alla luce delle attuali conoscenze mediche. Eccoci arrivati al sogno profetico di Antonia, che aveva come protagonista il figlio Carlo. Antonia racconta che, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre, sognò di essere in una chiesa. Alzando lo sguardo al soffitto, vide il volto di suo figlio, un viso notevolmente ampio. San Francesco, rivolgendo lo sguardo verso Carlo, disse alla madre che suo figlio avrebbe svolto un ruolo di grande importanza nella chiesa. Successivamente, la madre si svegliò, riflettendo a lungo su quel sogno durante l'intera mattina. Vi lasciamo con le parole di Antonia, la mamma di Carlo. La sua morte, la sua malattia, la sua brevissima vita, tutto è stato per disegno di Dio. Dio aveva scelto Carlo come esempio per i giovani di questo periodo storico. Che Dio illumini sempre il vostro cammino. Ci vediamo nel prossimo video.